vorrei esordire è un appello a tutte le aquilane e gli aquilani di partecipare alle elezioni delle primarie. Questo perché? Perché le primarie devono segnare un punto a vantaggio netto del centro-sinistra, perché io credo fortemente alle primarie. Io ho voluto fortemente le primarie perché è importante che il sindaco uscente si sottoponga a una sorta di esame ed abbia un feedback rispetto a tutto quello che ha fatto, ma anche perché se il sindaco uscente vince le primarie, allora è un sindaco che può concorrere, ma se un sindaco non è forte nelle primarie e perde, tanto meglio. Perché? Perché è importante vinca il centro-sinistra. Perché non deve vincere il centro-destra? Io ve lo dico molto chiaramente, io ho massimo rispetto per tutti. Però questa città l'ha provato il centro-destra, l'ha provato negli anni di tempesta. Il comune che noi abbiamo raccolto subito dopo le elezioni del 2007 era un comune di stupro, già vi era stato un terremoto. E in questi anni durissimi la nostra attività da un lato è stata per affrontare l'emergenza del terremoto, dall'altra ci assorbe ore e ore al giorno per tentare di porre rimedio ai danni gravissimi combinati da questi signori. Uno per tutto, 476 dipendenti delle aziende municipali a fronte di 393 dipendenti del comune dell'Aquila. E perché il centrodestra? Guardate, non è il centrodestra perché è una sigla, perché gli uomini sono gli stessi. La FM è stata distrutta da Giorgio De Martese, che ne aveva il controllo nella divisione feudale che avevano con la giunta Tempesta delle aziende. Chi ha distrutto la SM è stato Luca Ricciuti. Sono ancora giovani, forse presenti del centrodestra, che vorrebbero tornare a governare. Non vi dico che cosa è successo nel Sede, non vi dico che cosa è successo nell'AMA. E tutte le scelte che hanno fatto, che è un modo, e sono gli stessi uomini, guardate bene, Giuliano e gli altri, sono gli stessi uomini che hanno governato pensando che si potesse fare tutto senza mai porsi un problema che oggi si pone anche un bambino della scuola materna, o al massimo, posso dire, delle scuole elementari. Vale a dire, se faccio un'opera, so le conseguenze, vi ricordo che noi ancora dobbiamo sciogliere, e purtroppo toccherà già nelle prossime settimane, il nodo metropolitano, che è una delle tragedie vere di questa città, che ci ha fatto perdere anche credibilità a livello nazionale, perché si è trattata di una delle più gravi sciocchezze, frutto veramente di un'incapacità di governare. Quindi è importante che torni a governare il centro-sinistra. Perché mi sono candidato? Io ho riflettuto a lungo se candidarmi o meno, mi si rimprovera che ho riflettuto anche troppo a lungo, però è chiaro che io dovevo capire se la mia candidatura fosse o meno la cosa migliore, soprattutto per il destino del centro-sinistra, e se io in me avessi fino in fondo la forza per affrontare questa sfida, e soprattutto la sfida di governare ancora questa città. E mi sono interrogato a lungo su cosa servisse a questa città e se io avevo fatto queste cose. La prima, questa città ha bisogno di essere difesa, è una città che deve essere difesa rispetto a un progetto politico altro che è interpretato in questo momento in particolare da Gianni Chiodi da un lato e dall'altro da Piccone, che è quella, anche attraverso una solidarietà, fra virgolette, pelosa, che è stato quello di togliere man mano, cercare di togliere man mano risorse e ruolo alla nostra città. Io vi invito ad andare sul sito della Protezione Civile, troverete una ordinanza, la 3763, del 6 maggio 2009. Non si trova da nessuna parte la 3762. La 3763 c'è scritto: è annullata la precedente ordinanza. Leggetelo sul sito. Vi dico io che cosa c'era scritto. C'era scritto, a un mese esatto dal terremoto, che tutti gli uffici pubblici ministeriali, quindi del capoluogo di regione, tutte le direzioni regionali e gli uffici provinciali
venivano trasferite in province vicine. Punto. Stesso trattamento a memoria. Questo stesso trattamento è riservato ai dipendenti degli uffici stessi sulla scorta in rapporto al danno riportato dalla casa. Sapete voleva dire questa cosa? Che nel 2009 tutti gli uffici, e poi noi, voglio dire anche questo fatto, costringevano a insediare in situazioni di fortuna là, sarebbero andati chi ha pescato, chi ha reso. E i dipendenti di questi uffici sarebbero stati trasferiti se avevano le case. Era l'omicidio dell'Aquila. Quella notte io feci volare le sedie letteralmente, c'è un testimone diretto. E alle 4 di notte feci cancellare questa ordinanza. L'ordinanza era nata in Abruzzo, era partita inizialmente sui reparti ospedalieri, e chi doveva essere trasferito inizialmente dovevano essere i medici. Vi ricordate la battaglia che fu fatta? Ebbene, poi ci mise il resto. È un nome e un cognome ben preciso, Venturoni e Chiodi, dell'ordinanza. Chiaro? Allora, per capire, in quel momento io voglio sapere dove stavano gli altri, questi che oggi mi vengono a dire Cialente ha sbagliato, dove stanno? Io voglio sapere dove stavano quando in questa città si sono cominciati a fregare i 50 milioni dell'assicurazione dell'ospedale per darli alla ASL di Avezzano su Mona, che aveva fatto la cicala, mentre la ASL dell'Aquila, sin da quando c'ero ancora io, faceva la formica. Dove stavano? De Matteis, vi prego, dov'era De Matteis? Ora che ci hanno fregato i 100 milioni delle ferrovie, quando le hanno fregate, noi abbiamo recuperato solo una piccola parte, dove erano tutti questi soloni? Dove erano? De Matteis, dove erano? Quando sulle scuole inventano che noi non abbiamo presentato il progetto, e stranamente però gli altri lo presentano, e non arriva una lira, perché Chiodi dichiara, allora ci stanno i musiche, venisse adesso a vedere, venisse a vederli dopo la prima nevicata. Bella di questa città. Lo sapete che abbiamo fatto tutta venerdì, sabato e domenica? Abbiamo una piscina di soffitti, voi lo sapete, perché si erano sfondati tutti, perché i tetti si sono piegati. E i bambini all'Aquila possono stare per anni in questi muspi. Avete sentito l'acustica come rimbalza? Qual è la qualità dei muspi? I muspi erano emergenziali. Dov'era De Matteis? Parentesi, De Matteis non può dire, perché De Matteis è la candidatura di Chiodi. Io mi candido anche per questo, per fare questa battaglia, perché Chiodi, la vittoria all'Aquila è la vittoria della sopravvivenza di Chiodi, lo sappiamo tutti, e Chiodi ha scelto De Matteis. Cosa lecita, io molto rispetto, però sono due idee diverse del futuro di questa città. Da un lato c'è un ridimensionamento dell'Aquila, è uno spolpato, quello che se cercate di fare sulla sanità non avete idea. La PET, strumento dell'oncologia, sul nostro progetto oncologico che va da Avezzano, ma vi rendete conto che non ha nulla di razionale da un punto di vista medico e di organizzazione sanitaria? Battaglie, battaglie. Dove stava De Matteis? De Matteis lo può fare, perché De Matteis interpreta un altro messaggio, insieme a Fontana, che quello delle mani sulla città. Questo è il ragionamento delle fare. E io sto difendendo questa città, ma la sto difendendo anche rispetto al commissario. Guardate, io ho incontrato il governo, so quello che sta succedendo in Parlamento. Ormai tutti hanno capito che il commissariamento è ciò che ha bloccato questa ricostruzione. D'altronde io ho fatto nei miei incontri a Roma, io pongo una domanda: c'è un precedente in questo paese, uno, in cui la ricostruzione è stata fatta con un commissario col modello dell'emergenza? Mi rispondono no, ministri, parlamentari, segretari politici dicono in effetti no. Zambelletti, persona brava e seria, divenne commissario a settembre, in crisi andò via alla fine di marzo e passò ai comuni. No, qui siamo